Buonasera, benvenuti a Dopo Cena, ben ritrovati da questi divani rossi, un'altra puntata di questa trasmissione che va sempre in onda dopo il telegiornale e che suscita così tanto gradimento. Vi ricordo che le puntate che avete visto fino adesso le potete trovare sul nostro portale o direttamente sulla pagina Facebook Dopo Cena, dove ci sono anche i nostri riferimenti se volete entrare in contatto con noi. Vi ricordo anche la nostra mail dopocena@fanotv.it. Bene, dati i riferimenti, introduco subito l'argomento di questa serata che sarà ancora una volta la bellezza. Parleremo di bellezza, di inestetismi, di estetismi e naturalmente lo faremo con chi ha la materia in mano. Insomma, annunciamo subito gli ospiti nei divani rossi di Dopo Cena, le titolari del Centro Bellezza Baccarà di Fano, Susanna Vitali e Barbara Landini, che poi ci daranno anche una piccola, insomma, informativa su come hanno intenzione di così festeggiare insieme ai loro clienti tanti anni di lavoro, tanti anni di professione che li ha visti sul campo, anche con ottime soddisfazioni, ma anche con tanto gradimento da parte delle loro clienti e dei loro clienti, insomma, ambedue. Sì? Sì? Buonasera. 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 No, buonasera. Dire, riprendiamoci perché vi vedevo, ho detto qualcosa che non andava. No, no, no. Perfetto, tutto perfetto. Perfetto. Accanto a loro c'è la dottoressa Deborah Subissati, che è una specialista in cosmetologia ed estetica. Io leggo perché sono notorio fare gaffe, insomma, di nomenclature varie, insomma. Va bene, dottoressa, la prima volta che lei, insomma, arriva sui divani di Dopo Cena, sì. Non è una fanese, però... Quasi. Quasi. Per metà. Metà e metà. Il mio papà è di qua vicino. Ah, ecco, va bene, insomma. Ma l'accento tradisce, insomma... Il Veneto. Il Veneto, il Veneto. Allora, dottoressa, loro sono già avvezze al mezzo, insomma, televisivo con Dopo Cena e anche con altre trasmissioni, insomma, facciamo due chiacchiere dopo. Parliamo noi, insomma, la bellezza, questo concetto di bellezza, di bello, di, insomma, legato all'estetica, che concetto è? Si può avere una concezione? Certo, per come la vedo io la bellezza è armonia, deve sempre essere armonia, per cui è vero che in un certo senso la bellezza è soggettiva, ma è altrettanto vero che ci sono dei canoni estetici che effettivamente ci fanno riconoscere il bello. Sì, diciamo un po' in tutto, nell'universo. Nell'universo cosmico, in generale, insomma, esatto. L'equilibrio, insomma, è il concetto riconducibile a bellezza. Però si può anche essere belli stando bene con se stessi, cioè non è solo un fatto puramente estetico, di messaggio no, estetico certo. Che trasmettiamo. È strettamente legato, la sensazione di bellezza e di benessere sono strettamente legati. Quando ci vediamo meglio, ci sentiamo meglio e viceversa, quando siamo più sereni, ci vediamo più belli. Per cui anche la visita di un centro estetico funziona a 360 gradi in questi due sensi. Ci vediamo più belli, ci rilassiamo, ci dedichiamo del tempo e quindi è un insieme sono di cose. Concatenati. Concatenati. Infatti Baccarà si chiama centro di bellezza perché chiaramente, giustamente, giusto... Sì. Bellezza Baccarà, in effetti anche lì noi lavoriamo un pochino con le manualità per tutto quello che riguarda il rilassamento, che sicuramente la manualità è sempre piacevole e funzionale. Poi, vabbè, un'estetica avanzata ci porta anche a dei macchinari che ci danno dei grossi risultati comunque. Sì, noi parleremo anche di un paio di tecniche che sono presenti nel centro Baccarà e che servono proprio per affrontare determinate problematiche, determinati inestetismi che, Barbara, tu recepisci sempre in prima persona. Esatto. quando ti entrano le clienti. Esatto. in negozio, insomma. Possiamo lavorare sia al discorso di modellamento corpo, quindi in tonificazione e riduzione, o anche sul discorso viso, quindi anti-age. Certo, poi adesso andiamo incontro alla bella stagione, come sapete, insomma, c'è prova costume, uno, due, prima, dopo, la cura, insomma, vabbè, andiamo incontro a un periodo estremamente stressogeno da questo punto di vista. E allora, visto che, insomma, incalza questo periodo così tanto temuto
nel quale scopriamo lembi di pelle, di corpo che erano stati sepolti invece durante l'inverno da cappotti, giubbotti, eccetera. Quali sono gli inestetismi che più frequentemente ricorrono come richiesta da parte, insomma, degli utenti di un centro di bellezza, di un centro estetico? L'utente richiede un po' tutto. Sicuramente richiede dal rilassamento cutaneo, la cellulite, la adiposità localizzata. Quello a cui si pensa di più quando è ora di togliere un cappottino sicuramente è togliere i centimetri in eccesso, per cui la maggior parte delle persone richiede questo. Fortunatamente la tecnologia, come dicevano loro, ci viene in aiuto. Quindi non c'è più solo l'estetica tradizionale, ma andiamo verso un'estetica molto avanzata che ci permette di avere risultati che prima non avevamo, quindi tecniche che danno riduzione in tempi molto brevi e soprattutto in sicurezza. Quindi non abbiamo bisogno di arrivare necessariamente a un intervento di chirurgia, possiamo rimanere nell'ambito di trattamenti non invasivi, ma comunque molto efficaci. Comunque che ti danno una performance in termini di risultati, insomma, e anche di aspettative notevoli. È entrato qualcuno che ha detto fatevi un total body, un 360, dalla cima da testa ai piedi. Poi l'abbiamo risolto con un massaggio che abbiamo, un trattamento, un percorso che abbiamo personalizzato, abbiamo chiamato proprio il massaggio Baccarat. Ah, vedi? Sì, e lì iniziamo, vabbè, con tutto un discorso di detossinazione, massaggio viso, testa, un knape iniziale, è veramente completo, perché iniziamo da un cambio di temperature. Sì, è una detossinazione, con il bagno di fieno, con un massaggio che si fa tutto viso testa nel frattempo che sta facendo il bagno di fieno, dopodiché si passa, dopo aver fatto una doccia, un massaggio completo su tutto il corpo. Bene, questo tempo? Tempo? Due ore, rinasce dopo. C'è tutto, c'è la coccola, c'è la detossinazione, c'è il rimodellamento, c'è un po' tutto in questo, racchiude un pochino tutto, anche se poi certo. Si chiama massaggio Baccarat, ecco. Prende il nome dal... Ricordate il massaggio Baccarat, quando volete un 360, insomma, 360 gradi. Così. Allora, dottoressa, parlavamo di tecniche non invasive, insomma, quali sono queste tecniche che permettono questo approccio, non dico soft, però perlomeno poco... Poco invasivo. Esatto. Io per poco invasivo intendo una tecnica che non implichi tempi di recupero, per cui io subito dopo il trattamento sono pronto per andare in spiaggia, volendo. Quindi sono già pronto e non ho bisogno di restare a casa per recuperare, come per esempio si ha da una liposuzione. Ovviamente dobbiamo dare le giuste aspettative, con una seduta di trattamento non invasivo non posso avere gli stessi risultati che ho con la chirurgia, questo ci tengo a dirlo perché altrimenti diamo messaggi sbagliati. Sono percorsi più lunghi che mi portano comunque a scolpire il corpo. Le tecniche che si utilizzano, fino a qualche tempo fa avevamo a disposizione più che altro radiofrequenza e ultrasuono. Da oggi abbiamo una tecnica innovativa che si chiama criolipolisi, che agisce proprio sulle adiposità localizzate, quindi dalla famosa maniglia dell'amore che dicevamo prima. Sì, esatto. Quindi oltre alla donna anche l'uomo usufruisce volentieri di questi trattamenti. Lo stiamo vedendo qui adesso. Lo stiamo vedendo qui sull'addome, esatto. Ecco. È una tecnica molto semplice e completamente indolore. Consiste nel plicare l'area di grasso che noi vogliamo ridurre con un manipolo che appunto crea una suzione e raffredda la zona che noi andiamo a trattare. Questo raffreddamento implica un danneggiamento del tessuto adiposo, del grasso, e un conseguente riassorbimento da parte dell'organismo, senza alterare per esempio i livelli ematici di colesterolo o trigliceridi come fanno tecniche come l'ultrasuono e la radiofrequenza, per cui è una tecnica che posso fare sostanzialmente su tutti. Non ho il problema della persona con elevati livelli di trigliceridi o con problemi cardiovascolari. In questo caso è una tecnica senza particolari controindicazioni, sono veramente poche le persone che non possono farla. Sia uomo che donna. Ovviamente andiamo a perdere tessuto adiposo solo nelle zone che trattiamo,
E questo è meraviglioso, perché è vero che ci sono persone in sovrappeso che desiderano perdere in tante zone, ma è altrettanto vero che ci sono invece persone magre che si impegnano con l'alimentazione e l'attività fisica, però hanno quel punto, certo, che non riescono a perdere. In questo caso noi andremo a trattare proprio quell'area, per cui la culotte de cheval, l'addome, la maniglia dell'amore, il ginocchio. Andiamo proprio a trattare solo quello, senza intaccare il resto. Senza andare, come dire, a smuovere altri sì, presidi che sì, magari sì, sì, non è il caso di andare a toccare. Questo naturalmente è un trattamento che è presente da voi. Da noi. Insomma, quali sono quelli per il viso invece? Parliamo anche quelli per il viso, giusto? Qui eravamo in zona addominale. Viso, io sono appassionata della... Innamorata della radiofrequenza, che ecco, ci va a lavorare sugli inestetismi che possono essere acne, rilassamento. Ruga. Ma sì, anche proprio la consistenza della pelle, poro dilatato, il colorito. Sì. Tante cose. Sì, la radiofrequenza è una sorta di riattivazione per il nostro organismo. Andiamo a migliorare, per quanto riguarda l'invecchiamento, è proprio un far tornare indietro le lancette dell'orologio, perché riattiviamo tutti quei meccanismi che con l'invecchiamento un pochino si addormentano, per cui ecco, rigeneriamo le fibre, riossigeniamo il tessuto, quindi la trama si compatta e la pelle ritorna al suo posto naturale, quindi l'ovale del viso si ridefinisce, una ruga si riempie, come diceva giustamente Susanna, è però anche indicata per inestetismi come invece l'acne, il poro dilatato, perché agisce anche sulla secrezione sebacea, per cui ho un'azione sul viso proprio a 360 gradi, giustamente innamorata di una tecnica sul corpo. E anche sul corpo. Esatto, un bel risultato. Bellissimi sì? risultati, sì. Sì. Okay. E anche le smagliature sono un sì, altro punto che spesso vi viene stimolato dalle clienti, immagino. Magari sì, anche dopo le gravidanze. Post gravidanza. Sì. C'è una richiesta. Riportare un po', insomma, allo stato, anche se penso che non sia possibile in maniera definitiva, no? Beh, o si fa molto. Dipende in che situazione, insomma, arriva il cliente. Se ecco, appena nata, diciamo, la smagliatura si può fare tanto, quando ormai sì, è cicatrizzata. Quindi, ci sono diverse strade. Venire presto e bene. In maniera decisa. Presto e bene, quindi appena insomma, vedete. Insomma. No, loro sono bravissime in ecco, questo. Io ho visto percorsi che hanno fatto documentati con le fotografie, perché è anche giusto sì, avere per le clienti una documentazione, un'anamnesi iniziale. Loro poi sono molto brave anche in questo, è giusto. È importante riconoscere quello che abbiamo davanti, per cui è vero che ci sono tante tecniche, ma se chi ci sta di fronte non riconosce bene qual è il problema, non individua il percorso giusto. Loro hanno un'esperienza, festeggiamo i 30 anni, abbiamo detto, sì, di attività, non a caso. Esatto, sappiamo di affidarci a delle professioniste. Ho visto appunto documentazioni fotografiche anche per quello che riguarda le smagliature, che sono il target effettivamente più difficile. Perché stiamo parlando di cicatrici, una smagliatura è come una cicatrice, per cui se siamo fortunati il cliente arriva subito appena si formano. Prima arriva e più noi riusciamo a dare un risultato, però delle fotografie meravigliose. Barbara, è importante proprio avere una capacità di analisi, di interpretazione anche di quello che vi trovate a dover trattare per scegliere nel ventaglio di trattamenti che potete fare nello stesso presidio, immagino, per la stessa stesso inestetismo, avete un ventaglio di opzioni. Certo, abbiamo diversi tipi di trattamenti da poter scegliere, sia manuali che con le tecnologie, come dicevamo. E poi un'altra cosa importante è che la cliente ci segua, cioè che faccia i compiti a casa, perché oltre a venire da noi in istituto una volta a settimana, un paio di volte, però poi la quotidianità è quello che ci aiuta al fine del risultato.
Ecco, la costanza, lo dicevamo la anche costanza prima. La costanza, no? Io, come dicevamo all'inizio, mi occupo tanto di cosmetologia, per cui tutto quello che è anche il protocollo domiciliare, i famosi compiti a casa. Certo. E sicuramente avere delle professioniste che ci indicano il protocollo domiciliare corretto ci porta a ottimizzare tantissimo il risultato, sia per la smagliatura, sia per la adiposità localizzata, sia per il rilassamento cutaneo, la ruga, l'acne. Ci sono anche dei consigli di alimentazione, di integrazione alimentare che si possono dare, e qui troviamo veramente tutto. Sì, certo. Diciamo che la regola numero uno è quella che si diceva poc'anzi, quella di affidarsi a professionisti. E nell'ambito dei professionisti poi ognuno si sceglie, no, la scarpa che meglio mi sta al piede, o che perlomeno il posto dove mi sento più a mio agio, dove riesco a interagire più facilmente con gli operatori, perché anche questo vuol dire. Anche portare la propria persona a fronte di un trattamento, anche in una condizione di rilassamento, di tranquillità, di sapere che sono nelle mani giuste, quindi il mio organismo si predispone in una condizione di, no, apertura a, sì, quello che mi avviene, penso che sia meritorio. Anche non creare false illusioni, perché non è che chiunque può ottenere al massimo dei risultati, cioè bisogna cercare di capire qual è la situazione e di non creare neanche false illusioni. Quello, ecco, che dicevamo anche prima, per quanto riguarda io ho fatto una distinzione tra, per esempio, criolipolisi e intervento chirurgico di liposuzione. Certo. Cosa ci aspettiamo dalla criolipolisi? Ci aspettiamo grandi risultati perché scientificamente è provato che si perde all'incirca il 20% di spessore di tessuto adiposo nella zona trattata. Per cui sappiamo che ho un riassorbimento di quella parte nell'arco di 3 mesi dopo il trattamento, che mi porta alla riduzione di un 20%. È tanto, è molto in termini di spessore, è una taglia. Almeno una taglia quando vado poi a rinfilare paio di pantaloni. Sì. Però una taglia persa solo dove voglio io. Quindi l'aspettativa la devo dare, devo dire che succede questo. Se sono coinvolti altri anestetismi, dovrò fare anche altri trattamenti. Loro hanno tutto a disposizione, per cui faranno percorsi completi. Ecco, l'altro fattore che penso giochi, insomma, una parte primaria nelle domande che vi fanno le clienti, sia il tempo, no? Cioè, il tempo è una cosa che, insomma, no? È presente. Le donne vorrebbero tutto subito, ecco, esatto. Senza sacrifici. Invece il tempo va preso nella giusta misura, no? Certo, ci sono dei tempi fisiologici, perché è vero che quando io faccio il trattamento innesco un meccanismo, sia per il viso, per la tonificazione corpo, per il dimagrimento, la riduzione, il drenaggio. Il nostro corpo ha bisogno del tempo necessario fisiologico per poter fare quello che io ho comandato di fare durante la seduta di trattamento, per cui un percorso non durerà mai solo una settimana. Un percorso si sviluppa nell'arco di 2-3 mesi, a seconda poi dell'inestetismo che ho davanti. Se è un inestetismo tra virgolette cronico, dovrò rassegnarmi a prendermi cura di me stessa sempre. Certo. Per cui se ho tendenzialmente una ritenzione idrica da carenza del microcircolo, non guarirò da questa cosa, è una cosa cronica che tratterò sempre. Una tensione per in più. Mantenere, diciamo, per mantenere il risultato, la salute, anche. Certo. In questo caso stiamo parlando proprio di salute, non è lo sfizio di avere una ruga in meno, mm-hmm, è il benessere e la sensazione di avere delle gambe più leggere, meno doloranti, per cui in questo caso diventa molto curativo. Ci sono dei trattamenti che fate collaterali al trattamento principale che si affronta per un qualche inestetismo, in realtà, insomma, affrontato decisamente con una tecnica? Ci sono tutta una serie di... C'è una serie di preparazione anche prima di arrivare a questi trattamenti, tipo una detossinazione che può essere fatta con sali, fanghi al mar morto o anche alghe, cataplasmi di alghe, cioè tutto ciò che ci porta a una preparazione per poi arrivare anche al massaggio, perché tra l'altro io amo moltissimo fare i massaggi, il massaggio manuale
Io trovo che è sempre comunque... Eh beh sì, perché è piacevole, rilassa. Modella un po'. Modella. Sì, è decontratturante, io dico anche nelle espressioni, perché comunque quando ci si rilassa anche l'espressione del viso cambia. Anche fare un massaggio al corpo ci si ritrova il beneficio anche sul viso. Sul viso, sì. Ecco, infatti, insomma, vero. Dottoressa, un bel massaggio non lo si nega a nessuno. Non lo si nega a nessuno. Diciamo, no? Sempre... Se dovete fare un regalo, sicuramente regalate benessere, sono tutti felici. È vero. Sì, sì, apprezzano tutti. A 360. Allora, capito, insomma, questo, insomma, questa tipologia, che insomma il discorso dell'ADIP è insomma, sicuramente il numero uno delle problematiche. La problematica numero due è l'epilazione, l'altro incubo proprio in virtù della bella stagione, dello scoprire i centimetri del proprio corpo, vabbè, si fa normalmente. Però insomma, questo è sicuramente un momento in cui uno ci pensa in maniera un po' più... Insomma, anche qui ci sono nuove frontiere, no? che hanno migliorato le conoscenze pregresse. Sì, ci sono nuove frontiere, allora le tecniche tradizionali, se pensiamo a come rimuovere il pelo, di solito pensiamo a una ceretta. Pensiamo a una ceretta che però implica molte problematiche, a volte viene sottovalutata ma implica molte problematiche, a volte ci troviamo delle discromie sulla pelle, delle piccole macchie sia scure che chiare, e queste tante volte sono dovute a trauma da ceretta. Follicolite, quindi infiammazione del follicolo pilifero con conseguente poi infezione e pigmentazione. Quindi diciamo che l'epilazione tradizionale ha varie problematiche che si trascina. È stata superata in un primo passaggio dalla luce pulsata, adesso siamo arrivati a utilizzare il laser diodo che vediamo qua, adesso. Che stiamo vedendo qui nelle immagini. Come vedete, l'applicazione è veramente molto semplice e molto veloce. Sfrutta sempre una sorgente di luce, come la luce pulsata. Questa volta però è una luce focalizzata a 810 nanometri, mentre la luce pulsata ha una sorgente di luce ad ampio spettro che si spalma un po' di più. Qui invece, come vedete, la luce arriva direttamente al follicolo pilifero, mi permette di arrivare più in profondità e avere risultati più rapidi nel tempo e più sicuri, perché tante persone hanno un follicolo molto profondo, mentre con la luce pulsata riescono a ottenere risultati magari un po' scarsi, con il laser diodo riesco a essere più profonda, quindi è più efficace sicuramente, più veloce il trattamento. Sì. Prima parlavamo di tempi, quanto esatto. tempo ci vuole, anche quanto tempo di seduta ci vuole, perché a volte ci danno poco tempo a disposizione. Se per fare delle gambe intere, linguine e gambe, prima ci voleva un'ora, magari con la luce pulsata, qui lavoriamo con tempi di circa un terzo, quindi molto molto veloce, indolore, sì. assolutamente indolore, sì. e sicuro anche sui fototipi più scuri, perché la luce pulsata sul fototipo scuro, su una carnagione olivastra, su una pelle leggermente abbronzata, mi poteva portare al rischio di scottature. Quindi una problematica abbastanza importante. In questo caso non ho più questo problema. Quindi qualsiasi fototipo può essere trattato con questo... Diciamo il fototipo 6, ecco. Niger, è difficile. È difficile. Chi viene, quello rimane sempre un po' difficile, però... Veramente fino al fototipo 5 le persone sono state trattate in tutta tranquillità. Barbara, quindi è un trattamento che riusciamo a fare tranquillamente anche in estate, no? Ovviamente le piccole accortezze, non posso fare un'epilazione e andare direttamente in spiaggia, uscire dal centro estetico e andare sotto il sole. Subito, no? A mo' di lucertola, sbam, però. Esatto. Però insomma, l'epilazione, insomma, come si intendeva una volta, io ho visto veri e propri strumenti di tortura, ai quali insomma, le donne si sono sottoposte, insomma, carte abrasive, insomma, ce n'era di tutto, sì, insomma. Sì, quindi, di tutto. Insomma, per l'estetica, le volte. Una volta il laser che veniva utilizzato in medicina si andava pelo per pelo. Per cui immagini il dolore e il tempo perso per fare un'epilazione, quindi per fare una gamba si faceva
a tranche, sì, un giorno vieni ne facciamo un pezzetto, un giorno vieni ne facciamo un altro pezzetto. A stringhe. Cioè, qui le tempistiche siamo 20 minuti, sì, per fare una mezza gamba. Molto 20 veloce. Minuti. Sì, per fare una, anche una gamba intera si fa in 20 minuti, molto veloce. E sì, poi cioè, non senti assolutamente nulla, non è doloroso. Sono tecniche permanenti, nel senso che comunque l'epilazione è definitiva o qui anche qui sono, allora, diciamo, cose, sì, da puntualizzare, no? Se dobbiamo... si sente anche in questo, sì, ambito, sì, di tutto e di più, e come di dicevamo più, prima, diciamo, no? Prima neanche che Susanna, puoi essere onesti nel dire le cose come stanno. Allora, l'onestà sta nello sviluppare il protocollo seguendo la fisiologia della persona, quindi anche fare trattamenti a intervalli adeguati per la persona. Si parla di epilazione definitiva, di riduzione permanente della crescita epilifera. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro corpo comunque poi continua a rigenerarsi. Abbiamo le cosiddette cellule staminali, ne abbiamo sentito parlare in ogni salsa. Avere delle cellule staminali vuol dire che nei 10 anni successivi ai trattamenti qualche pelo può uscire, ma stiamo parlando di una minima percentuale. Diciamo che si garantisce normalmente una riduzione almeno dell'80%. Sì. È un cambio di vita. È un cambio di vita, sicuramente. Sì. È un cambio di vita, soprattutto per quelle persone che hanno effettivamente una peluria impegnativa. Numeri, sì, di sedute per raggiungere un risultato, diciamo, soddisfacente, ottimale, più o meno, se si ha caso per caso? Allora, naturalmente ci sono persone più problematiche, però diciamo standardizzando un po', facendo un po' la media del numero la media, esatto, diciamo che una media di 6 sedute garantisce un ottimo risultato. Un ottimo risultato, ecco, sì, giusto per dare un'idea. Perché qualcuno magari, sono sicuro che la maggior parte del gentilsesso che ci segue ha chiari certi concetti, però hai visto mai, insomma, che qualcuno non ha proprio la, insomma, speriamo che invece si approcci a questa cosa. Poi oppure dipende, qualche maschietto che insomma ha visto male. Dipende anche dalla parte del corpo, perché ci sono delle parti del corpo che sono molto più veloci, delle parti che sono un pochino più lente, magari sono esattamente l'inverso di quello che pensiamo, perché inguine e ascelle sono velocissime, invece il viso è un pochino più lento, per cui anche se arriva la persona che pensa di avere 2 peli sul mento, in realtà non sono 2. Non sono 2, sono esatto, molti di più. Tempo di latenza tra un trattamento, una seduta e l'altra? Allora, le prime sedute normalmente vengono effettuate una volta al mese. Sì. Poi i tempi si prolungano semplicemente perché non c'è più il pelo. Si ritarda talmente tanto la ricrescita e il numero che effettivamente io dopo un mese non ho fisicamente il materiale su cui lavorare. Per cui la seduta è sicuramente inutile. Comunque sono più contente. Sicuramente. Allora, Barbara e Susanna, questi 30 anni di lavoro, di abnegazione a questo mondo della bellezza e dell'estetica, come li volete coronare? Lo festeggeremo, come abbiamo detto, un compleanno lungo un anno, perché inizieremo adesso con la festa della donna, che è l'8 marzo. A distribuire queste, a regalare alle nostre clienti. Lo prendo, lo faccio vedere. E non. Questo diario di bellezza, dove racconta un pochino il mio percorso e poi anche quello della Barbara, perché poi comunque siamo assieme da quasi 25 anni. 25 anni, sì. Ci sopportiamo quasi più, però insomma. Un matrimonio, vabbè, non matrimonio. Se avete durato così tanto, un motivo ci sarà, insomma. Però racconta un pochino il nostro percorso, lì ci saranno alcune promozioni, cose che faremo, sì, durante l'anno, eventi, li abbiamo già messi come appunto all'interno, ecco, e lo festeggeremo con un aperitivo, l'8 marzo, una festicciola che ci faremo. Il primo appuntamento è fra poco, l'8 marzo, in occasione, sappiatelo, della festa della donna. Una festa in tutti i sensi. In tutti i sensi, sì. Festeggeremo in questa maniera, poi dopo, andando avanti, anche con tutte queste belle novità, perché noi... Anche con me il 10 marzo, sì. Sì. Con tutte queste novità. Siamo in istituto per le loro clienti. Sì, benissimo, sì. Quindi questa è un'occasione in più. Avremo infatti anche la dottoressa Subissati che farà... Consulenze all'utente finale. È finalizzata a questo utilizzo così tecnologico, esatto, di alcuni...
di alcuni presidi, quindi insomma cogliete anche questa occasione, se volete il 10 di marzo sarà presente proprio la dottoressa Subissati, che avete sentito poc'anzi nelle delucidazioni quanto mai esaustive di queste nuove tecnologie, per avere un feedback anche direttamente, insomma, certo. Non che voi non lo possiate, no. Però magari sai, la domanda in è più è una collaborazione, esatto, è sì. Un, insomma, è un... ma tanto noi ci sentiamo sempre. Esatto. Prima quando diceva anche che facciamo un'amnesi quando non riusciamo poi quando a capire bene la situazione, crisi. Abbiamo sempre il supporto WhatsApp, siamo sempre online, sì, abbiamo le immagini, anche voi, anche siamo WhatsAppare, esatto, immagini. Siamo tecnologiche anche in questo, ah, sì, noi anche nel prendere gli appuntamenti ormai le nostre clienti sì. Ci mandano i messaggi anche di notte per disdire, gli mandano la foto del brufolo, c'ho il brufolo, clic, come devo fare, vero? Sì, così. Fantastico. Quindi insomma poi se non mi risponde le do il tormento, il tormento va bene, no, però insomma, è bello che ci sia questo rapporto anche con la clientela, sì. Perché io penso che un altro dei fattori importanti che vi orienti in una scelta di un centro anziché di un altro sia anche il rapporto con le clienti, voi, no? Con le clienti, perché insomma trattiamo di ambiti insomma, che fanno parte della persona, quindi non è come andarsi a comprare... Insomma, no, la discrezione no. È cioè, siamo in una sfera molto personale, molto intima, sì. Una persona deve anche dirti quali sono i suoi problemi e mostrarsi un po' per quello che si è, insomma, quindi sono ambiti molto delicati, sì. Quindi sì. La professionalità è... Professionalità, la discrezione, poi noi abbiamo anche il locale strutturato in una maniera dove c'è... Comunque molto riservato, sì. Col fatto che ogni sono stanze, non sono cabine come ecco. Si usava una volta, ma sono proprio stanze dove anche lì non si sente il vociare, cioè abbiamo il rilassamento proprio. C'è molta discrezione. E la privacy proprio completa. Sì, sono stato da voi, io sono andato da loro quando abbiamo fatto quel giochino di San Valentino. San Valentino. C'è una stanza con le campane, sì. Con le cose, insomma, già vederla, quella stanza lì, rilassa, sono delle campane, ciotole dove cola l'olio, delle cose fantastiche, bellissime, insomma, quindi se volete ritagliarvi, non solo, no? Sì, alle volte le clienti escono, no, dalla cabina dopo che hanno finito il trattamento e ci dicono, no, meglio questo di uno psicologo. ecco, vedi? Sì, perché alle volte, insomma... che uno abbia un estetismo da trattare, insomma, è giusto farlo, però alle volte si va in un centro di bellezza. Non è semplice non comunque è, no? Dover no. Mostrare i propri peccati. È vero? Sì. va bene. Allora, ringraziamo le titolari del centro Bellezza Baccarà di Fano, Susanna Vitali e Barbara Landini, che ci hanno così illustrato quello che sarà il loro percorso per il prossimo anno, di rapporto con le loro clienti per festeggiare questi tanti anni di lavoro, ma anche per farci comprendere l'essenza della loro attività. E la dottoressa Subissati, che ringrazio per averci illustrato le nuove frontiere della tecnologia per quanto riguarda il settore estetico. Bene, grazie, che dirvi, speriamo di ritrovarvi ancora altre volte qui sui divani di Dopocena. Grazie, bene. Grazie mille. Per questa puntata di Dopocena è tutto, grazie per averci seguito, alle prossime, ciao a tutti.